Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale. In questo video affronteremo l'importanza dell'audio come supporto alle immagini delle nostre riprese. Qui sotto nella descrizione del video vi lascerò anche un link dove potete scaricare un pacchetto di effetti audio abbastanza ben fornito per quanto riguarda il video di oggi, quindi nel caso vogliate sperimentare un po' questa tecnica. E parliamo molto in generale di sound design. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per attivare le notifiche ogni volta che pubblico un video. Ora prenderò delle immagini stock da uno dei vari siti che l'internet mette a disposizione e ci monterò sopra i suoni che voi troverete nel pacchetto che vi lascio in descrizione e vi farò vedere l'enfasi, l'importanza, le emozioni che dei suoni messi nel momento giusto, al punto giusto, riescono a trasmettere a chi sta guardando quelle immagini. Bene, quello che ho fatto non è altro che prendere da alcuni di quei siti che vi lascerò qua sotto in descrizione delle immagini stock gratis, dei video gratis, in alta qualità. Dopodiché, anche se non c'entravano niente l'uno con l'altro, ho cercato di legarli nel modo più armonico possibile, a volte ci sono riuscito, altre no, con le transizioni e soprattutto con i suoni che trovate dentro al pacchetto che vi lascio da scaricare. Allora, all'interno del pacchetto abbiamo circa 70 suoni, 71 per la precisione, e quello che dovete fare è semplicemente avere un'idea mentale di quello che volete ottenere. Questo come qualsiasi altro video. Dopodiché effettuerete i tagli, cercherete di lavorare seguendo un certo ritmo, anche se questo ritmo chiaramente non è dettato da qualcosa di specifico, però andrete a crearlo voi. Come vedete dallo spettro sonoro dei suoni che ci sono nel pacchetto, alcuni suoni vanno in crescendo, altri in calando. Questo perché in base all'immagine che usiamo, in base al senso e alle transizioni che diamo alle nostre clip, può essere utile utilizzare dei suoni che vadano in una direzione opposta. Se noi prendiamo per esempio il pezzo di clip dove ho montato quell'orologio che prima va veloce, poi rallenta fino quasi a fermarsi e poi riprende, cosa ho utilizzato? Semplicemente uno dei suoni del pacchetto che sono andato a provarmi finché non ho trovato uno che mi piacesse e che rendesse l'idea, e dopodiché il risultato è quello che avete visto. Quando vedete che ci sta bene, inserite anche una musica, una colonna sonora che dia forza. I suoni li lasciate comunque e a volume un pochino più basso rispetto ai suoni inserite la traccia sonora in modo che dia ulteriore forza e profondità all'immagine. Questo è il risultato. È secondo me una tecnica molto carina da utilizzare, perlomeno da provare. Questo chiaramente non è il sound design, ci tengo a precisarlo, questa è una piccola parte del mondo del sound design. Ovviamente il discorso è molto più approfondito, è molto più tecnico, ci sono anche delle questioni di direzione, no, del suono che noi andremo a sentire in cuffia, quindi c'è la possibilità poi di direzionare il suono da un'uscita o dall'altra, che si chiama pan, ma sono tutte cose ultra tecniche. Per adesso provate a fare questo, sperimentate, divertitevi, montate, e vi do anche un altro consiglio: se non avete riprese, come è successo in quarantena che la gente mi scriveva vorrei sperimentare un po' ma non posso uscire, allora andate su uno di questi siti, scaricatevi del materiale e dopodiché provate a fare i vostri montaggi per cominciare a prendere dimestichezza con il programma. In descrizione trovate il link al pacchetto di suoni, fate degli esperimenti e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per supportarmi. Ci vediamo nel prossimo video.